Quando parlo di BL-Touch io dico sempre o lo ami o lo odi, ma prima di odiarlo però, sei convinto che lo hai installato nel modo corretto? Vieni con me che ti mostro come effettuo lo Z-Offset. Prima di iniziare la procedura di Z-Offset, dobbiamo livellare il piatto. Avere un BL-Touch che può correggere qualche dislivello non significa che dobbiamo saltare questa procedura importantissima nella stampa 3D. Il sensore potrebbe non funzionare a dovere, con letture falsate, ma in questo caso la colpa sarebbe solo la nostra. Il piatto deve essere perfettamente pulito, senza alcun residuo di nessun tipo di materiale. Ora dobbiamo collegare la stampante al PC e aprire Printerface, il programma che ci permetterà di comunicare i comandi in G-code. Quindi colleghiamo la stampante tramite USB e apriamo Printerface. Selezioniamo la porta, dove abbiamo inserito la USB, poi la velocità di bootrate, che abbiamo inserito nel firmware o presente di default nella scheda. Nel mio caso è 115.200, voi fate delle prove casomai non si collega. E andiamo a connettere sul comando connect. Ecco qui ci segnala che è connessa. In caso di errore ricordatevi di chiudere tutti i programmi aperti sul PC e di cambiare le port e il bootrate. Ok, proseguiamo. Per effettuare il livellamento per prima cosa dobbiamo portare la temperatura del nozzle intorno a quella di stampa usuale per poter pulire da ogni residuo l'ugello, in modo che non ci siano escrescenze che possano falsare la rilevazione. Questo possiamo farlo direttamente da terminale, impostando la temperatura nella casella dell'hotend. E una volta selezionata la temperatura, clicchiamo su Set. Accendiamo anche il piatto nella casella successiva e lo portiamo intorno ai 50 gradi. Cliccando sul grafico possiamo vedere la temperatura come sale. E ci indica che abbiamo fatto tutto correttamente e la stampante è in funzione. Bene, dopo aver aspettato la fuoriuscita di tutto il materiale rimanente, il mio ugello è perfettamente pulito. Adesso posso continuare. Una volta raggiunte le temperature desiderate, proseguiamo impartendo il G-code nella barra dei comandi a destra e in basso. Iniziamo dicendo alla stampante di portare tutti gli assi in home con un comando di G28. Per impartire il comando dobbiamo cliccare sul pulsante Send oppure Enter da tastiera. Ora possiamo digitare il comando M851Z0, che è il comando che imposterà per adesso il nostro Z offset a 0. Come vedete la vostra stampante non farà alcun movimento. Si continua salvando i dati con il G-code M500. Poi scriviamo G28Z0 per fare un home di Z. Inseriamo il foglietto di carta che abbiamo usato per il livellamento del piatto sotto il nozzle e digitiamo G1F60Z0. L'estrusore si abbasserà fino allo Z impostato. Come potete ben vedere, manca tantissimo spazio tra il nozzle e il piatto, quindi non ci resta solo che limitare questa discrepanza. Come? Per prima cosa dobbiamo disattivare gli endstop attivi via software, i nostri limiti impostati via firmware dove non possiamo scendere sotto lo 0, con un numero negativo. E allora per fare questo dobbiamo scrivere il G-code M211S0. Questo comando ci permetterà di oltrepassare questi limiti impostati. La stampante non farà alcun movimento, saremo noi che dovremo agire tramite i comandi di Printerface. Andiamo sul pannello di comando e scendiamo di un millimetro alla volta, con il pulsante relativo, qui dove vediamo che compare il numero 1. Ogni volta che il pulsante viene premuto, la stampante si abbasserà di un millimetro. E questo lo possiamo riscontrare anche da display, che ci segnerà il movimento di meno un millimetro rispetto al suo min and stop Z. Ad occhio capirete quanta distanza manca, se un millimetro è eccessivo e il nozzle potrebbe impattare sul piatto, abbassiamo la distanza a 0,1, che sarebbe un decimo di millimetro. E così facendo ci avviciniamo in modo preciso alla misura desiderata, riscontrata da una leggera pressione sul foglietto di carta. Ok, nel mio caso sono arrivato alla mia misura perfetta tra piatto e nozzle. A questo punto non ci resta solo che guardare sul display che misura abbiamo. In questo mio esempio mi ritrovo meno 1.7 mm. Con il comando M851Z inserisco il valore trovato, cioè meno 1.7.
M851Z-1.7. Ricordatevi di inserire il punto e non la virgola, altrimenti il comando non verrà preso in considerazione. Il comando deve essere eseguito da il G-code M211S1 per attivare di nuovo la sicurezza degli end-stop software, che permettono al nozzle di fermarsi al punto 0 appena impostato. Come potete notare dai dati del pannello di comando, ci dice che l'asse Z si trova a 0. Ora non ci resta solo che salvare tutto con il comando M500, seguito da M503 per leggere tutti i dati. Bene, lo Z offset è impostato, ora non mi resta che ricalcolare la mia mesh impostata in precedenza con altri dati. Oppure potrebbe essere che ancora non ne avete effettuata mai una, avendo installato per la prima volta adesso il BL Touch. Quindi andiamo sempre a fare le home di tutti gli assi. Questo potete farlo o tramite G-code G28 o tramite il pulsante Imprinterface, questa casetta qui. Adesso dobbiamo effettuare il livellamento impostato nel nostro firmware. Io ho di solito un bilinear e per azionarla dobbiamo digitare G29. Bene, quando la stampante sarà ferma avremo tutti i dati disponibili. Guardate, questi sono i valori dei miei 9 punti. In base a questi dati, il BL Touch tramite il software sapranno dove andare a colmare piccole discrepanze. Bene, come sempre salviamo il tutto con il solito M500 e seguito da M503 possiamo vedere e controllare se i nuovi dati sono stati inseriti. Bene, tutto perfetto, come volevasi dimostrare. Ora possiamo spegnere il piatto e OTEND cliccando sui pulsanti OFF e disconnettiamo la stampante da Printerface. Per un'ulteriore conferma mi controllo anche il valore Z offset se è stato memorizzato nella stampante. Spegnendo e accendendo dovreste ritrovarvi il valore trovato. Ora abbiamo memorizzato i dati della griglia in EEPROM. Questo ci consente di non fare ogni volta il G29. Ora però quando accendiamo la stampante e faremo un G28 esempio, in un G-code iniziale di qualsiasi file verrà azzerato tutto ogni volta. Quindi per ovviare a questo problema dopo il G28 possiamo attivare l'ABL che abbiamo in memoria EEPROM con il comando M420S1. Quindi lo start G-code dovrà essere modificato in G28 seguito da M420S1. Il resto si lascia uguale senza toccare nulla. Facciamo un esempio. Io apro lo slicer cura, vado su impostazioni, poi stampante e gestione stampante, scelgo quella interessata se ne ho più di una e vado a inserire M420S1 dopo il comando G28 e chiudo. Dopo questa modifica avrò tutto impostato correttamente e potrò effettuare una stampa di prova per controllare il tutto. Spero che questo video ti sia stato utile, ti ricordo che nel mio ultimo libro potrai trovare tutta la compilazione di Marlin voce per voce, dove ti andrò a spiegare tutto in modo semplice con esempi e raffigurazioni. Trovi il link in descrizione per acquistarlo e dove troverai anche quello per iscriverti al mio Patreon, dove usufruirai del videocorso del firmware Marlin con video dedicati alle voci più importanti e nello stesso tempo avrai un contatto diretto con me per affrontare le tue problematiche.
oltre ad avere un forum privato dove io vado a postare ogni mese nuovi contenuti. Ti ringrazio per l'attenzione e iscriviti al canale per restare sempre aggiornato sui prossimi video. Ciao a tutti!